ragazzi, mi sembra intanto bello che faccia una cerimonia di laurea, perché questi vanno a scuola, poi dopo che si è visto, si è visto, è stato un bel momento, ognuno per la sua strada. E gli auguro di trovare immediatamente un lavoro corrispondente al loro titolo di studio, con uno stipendio regolare che venga pagato, fiscalmente riconosciuto, e che anno per anno abbia degli scatti, come dovrebbe essere, che diventa quindi un ottimo stipendio con cui prendere una bella casa, sposarsi, fare dei figli, oppure fare quello che gli pare, e continuare, grazie a delle ricerche che vengono, diciamo, finanziate dallo Stato, dai privati, a sviluppare il loro talento concentrandosi sulle loro reciproche discipline. Questo è quello che gli auguro. Tra quello che gli auguro e quello che potrebbe accadergli c'è un abisso. L'abisso è la materia del loro diventare adulti nel 2012. D'altra parte sarebbe già una bella cosa che non finisse il mondo, e non è sicuro, perché i Maya, che avevano studiato all'università dei Maya molto tempo, avevano intuito questa roba, la fine del mondo. E quindi ogni generazione ha le sue prove, ogni generazione ha la sua tragedia. In questo caso la tragedia è la difficoltà dell'occupazione, una delle tragedie. Buona fortuna e molto senso di iniziativa, e sicuramente qualsiasi crisi è molto più sensato affrontarla armati psicologicamente e culturalmente piuttosto che arrivarci disarmati. Una buona scorta di bosoni di Higgs, che sono molto utili in qualsiasi momento che fanno parte. Poi studiare molto la magia, le formule magiche, anche per trasformare la materia, che parentesi, trasformare naturalmente, qui siamo a Venezia, che è una città di alchimisti, il piombo in oro, anche il legno in oro, i mattoni in oro, è difficile anche trovare il piombo, diciamo, invece si trova più facilmente il mattone, l'intonaco in oro, è già interessante. E poi direi l'ipnosi per cercare di convincere quelli che ti circondano a seguire, diciamo, delle tue cose. Io credo comunque, a parte gli scherzi, che ti devo dire, in quest'epoca qua un buon insegnante su come trattare l'esistenza rimane Cervantes, todos caballeros, cioè misurate negli altri il grado di nobiltà e siate all'altezza del principe che è dentro di voi e trattate gli altri come principi, a costo di sembrare scemi. Perché non è essere scemi quello che è Don Chisciotte, è dire che soltanto chi ha una visione sentimentale della realtà, ci vuole una dulcinea, un amore, va bene, e poi dopo una visione. E le visioni si hanno soltanto se innamorati, nell'innamoramento c'è una visione, come i nostri giovani hanno ampiamente sperimentato in queste case in affitto a Venezia durante il periodo dell'università. Nell'innamoramento c'è una visione, qualcosa che di poderoso e di potente, che c'entra con l'arte, c'entra con lo spirito della vita e tutto quanto, e soltanto chi è innamorato si costruisce un percorso, capito? Dentro nel mondo. Quindi la sapienza, la cultura, la conoscenza servono soltanto se uno è innamorato, se no servono molto poco. Volevo comunicare a questo popolo riunito di persone che hanno domato i loro professori due poesie di un poeta, a mio parere, che vale la pena conoscere, che è poco conosciuto, che si chiama Ragazzoni, Ernesto Ragazzoni, era del Lago d'Orta, 1870-1920, e scrive delle cose importanti tipo Elegia del verme solitario, oppure Laude dei pacifici lapponi dell'olio di merluzzo. Capito? Sono delle poesie primi Novecento di questo giornalista, mezzo filosofo anche un po', che non amava pubblicare e che poi sono state raccolte, vanno un po' di bocca in bocca, poi sono state poi ultimamente edite da Einaudi con la prefazione di Vassalli. I ragazzoniani sono una specie di casta, di categoria che si passa lamento del biliardo che non vuol più essere verde, canto delle locomotive che vorrebbero essere mucche, tutta una serie di, ovvero sia spiegazione di tanti disastri ferroviari, tante storielle di questo tipo, che sembrano sciocchezze, invece non sono tanto sciocchezze, sono una specie di metafisica surreale, sono poesie del 1910, così quasi futurista, ma neanche tanto. Io poi vi volevo raccontare le mie esperienze in biblioteca, brevissimamente. Io ho fatto il bibliotecario per 10 anni, e te le dico anche a te, cioè alla fine la sostanza della biblioteca è il catalogo,
tu non potrai mai leggere tutti i libri che sono in biblioteca e che ti affascineranno sempre, perché sei davanti al mistero della impossibilità di leggere ciò che si scrive, no? E di, insomma, l'umanità continua a segnare graficamente il proprio passaggio. Però se non continui costantemente tu cataloghi quindi un qualcosa che è incatalogabile, che è infinito. Quindi l'impiegato costantemente allude a una catalogazione di qualcosa che nessuno potrà nella sua interezza conoscere. Però se non lo fa, va bene, non riesci neanche a vedere quelle cinque cose che ti possono servire, no, a decifrare Foscari, no? Oppure un libro che ti interessa, tipo La vita di Moana Pozzi a Venezia nel 74. Quindi il nostro lavoro, leggiamo almeno i titoli, è esattamente di mettere costantemente in ordine un materiale che non potremo mai gestire completamente, ma se non fai questo umile lavoro di messa a punto non potrai, capito, mai continuare a alludere a un tuo mestiere. Il nostro mestiere è quello di catalogare, di mettere in ordine umilmente un qualcosa che non potremo mai decifrare, però è un mestiere importante, capito?